Bonjour, bonjour. Buongiorno. Dormito zero. Cervia bollata. A Cervia non mi vedrà sopra, più. Ma grossa quanto tutta Cervia, perché... Allora, avevo due opzioni. Il meteo ci è rimato contro. Del tipo, dovevamo andare in Toscana, volevamo fare Pisa e Viareggio per stare un po' al mare. Vedo il meteo, brutto. Avevamo una piccola possibilità a Firenze, ne parliamo. Mare, città, mare, città, mare. Ok, andiamo a Cervia, che è anche più vicino, perché non tiene denaro e quindi dobbiamo tirare la cinghia. Finché non arrivano le prime fatture. E quindi siamo venuti a Cervia, sperando di trovare un posto tipo Grado, Lignano o Muggia, dove che non c'è praticamente nessuno o poche persone. E invece, fino a stamattina alle 5:30, un disastro. Ragazzi che andavano nei locali qua attorno, macchine che sgommavano sullo sterrato, mai più. Un casino. Adesso è bello tranquillo. La musica che arrivava forte. Adesso siamo nel parcheggio, è bello tranquillo e si sta veramente bene. E adesso andiamo al mare in spiaggia a fare quattro passi, però mai più la zona della Riviera Romagnola, neanche d'inverno. Perché siamo venuti proprio di sabato sera, sì. No? quello purtroppo è così. Va bene, ce ne andiamo un po' in spiaggia, dai, vi facciamo vedere la spiaggia di Cervia. A dopo. Lei è partita. Non ci siamo perché due si marcia. Mamma che puzza di immondizia. Sempre che si lamenta. Lamentina. Non sono lamentina io. Sì. Vabbè. Comunque è così. Bene, possiamo ritenerci soddisfatti. Quanti passi? Io 10.570 per ora, però ancora abbiamo fino da Shark, ancora mi sa che sono più di 2.000. Diciamo passi. Che il nostro mezzo chilo di pasta ce lo meritiamo oggi a pranzo. Praticamente. 500 grammi in due, anzi 300 possiamo io. Possiamo far metà pacchetto, eh? Cosa? Ho fame. Ah. E via. E qua ci troviamo nella pinetta di Pinnarella tagliata, sì. Bella, molto bella. Ok, dai, torniamo. Sì, beh, questi paeselli qua sembrano tutti uguali: Rimini, Riccione, Cattolica, Lignano, Bibione. Già. Sono tutti turistici, ecco. Infatti, turistici. C'era un sacco di gente, però dai. Va bene, andiamo che sta arrivando gente, se non li compriamo per la privacy. Ah, e okay. Via. Mi tocca oscurare tutti i volti dopo. Bene. Anche i marciapiedi non sono fatti bene. No, non è il problema delle ciabatte. Se i marciapiedi sono che si rialzano e ti spacchi i piedi, anche se hai le scarpe ti sloghi la caviglia. Sì, ho capito, ma non ti fai male. Non ho fatto male, solo che mi stavo inciampando, pirletta. No, pirletta. Tu sei mi Da qua, volevo offrirti una piadina, ma è chiuso. Ma guarda caso. Quindi niente. A dopo. Non so se si vedono, mannaggia.